possibile il patto repubblicano per la partecipazione, l'uguaglianza, la libertà e l'alternativa, nato dopo l'uscita dal Partito Democratico di Pippo Civati, raccoglie adesioni e si organizza anche all'Aquila per divenire un vero e proprio soggetto politico. In città, prima assemblea pubblica. Però per la prima volta, diciamo, il tentativo è quello di creare un nuovo partito né in seguito a una scissione, perché molti hanno parlato di una scissione dentro al Partito Democratico che di fatto non c'è stata, perché c'è stata, come dire, una sorta di emorragia continua da mesi, che peraltro sta ancora continuando sempre per le stesse ragioni politiche dal PD, né da una federazione di sigle e di partiti che, insomma, abbiamo visto in tutti questi decenni. Collaborare con il PD locale? Se il PD mostrerà attenzione per alcuni temi, un certo discorso si potrà fare. A livello nazionale no, è un punto di non ritorno ormai. Ma come PD locale vedremo quelle che saranno le scelte, i contenuti. Noi porteremo avanti le questioni che da sempre portiamo avanti sul Jobs Act, le posizioni contrarie al Jobs Act, peraltro sulle quali noi faremo, nelle prossime settimane lanceremo una campagna referendaria contro la legge elettorale, l'Italicum, la riforma costituzionale, Jobs Act, lo sblocca Italia, perché qui sappiamo bene sulla costa dell'Abruzzo, insomma, lo scempio che si sta per perpetuare, e da ultimo senz'altro la questione sulla scuola, che ora è stata approvata anche in Senato e che a breve dovrebbe essere approvato in sede definitiva dalla Camera. Campagna sul fine vita e i diritti civili. Portavoce di Possibile, Pier Giorgio Leocata. Aderire è molto semplice, ma per noi, dice, hanno importanza le competenze e non i numeri. Attraverso il web, tramite il sito www.possibile.com, quindi noi non cerchiamo adesioni, diciamo, di facciata o fittizie. Per noi i numeri non contano, contano i contributi, quindi pensiamo, e fino adesso lo abbiamo raggiunto come obiettivo, di raccogliere un buon numero di persone, ma soprattutto di competenze, perché poi è questo, insomma, che fa la differenza, non sono certo i numeri.